E allora, qui vediamo quello che Sergio Bartoccioni ha fatto con le sue mani, ma soprattutto con il cuore, perché al di là di Calcio Giovani 90, ideato con Fabio, tante altre cose, tante altre discussioni e quant'altro. Sergio, complimenti. Io vorrei, questi complimenti non l'avrei voluto io avere. Io prego che c'era Fabio qui con noi, anche se ultimamente aveva un po' lasciato perdere, perché per via della malattia, per nascondersi un pochino, faceva ancora il burbo ancora di più di quello che era capace di fare. Quindi ecco, io avrei voluto andare a prendere un aperitivo assieme a Fabio, non dedicargli questa cosa. Comunque, purtroppo la vita è questa. Speriamo che la gente capisca che dietro quella scorza di che si era creato c'era un uomo veramente bravo, un uomo capace e un uomo anche intelligente. Uomo di sport come naturalmente Corrado Bernicchi, come Aldo Agostinelli, come tanti altri. Quest'anno purtroppo ci sono venuti a mancare altri amici con cui io qualche volta ho anche fatto qualche partita, qualche cosa, e sono Giulio Cantarini e Gilberto Gatticchi, due grandi giocatori della città di Castello, della Città di Castello degli anni 60. Quindi anche a loro noi dedichiamo un piccolo ricordo che daremo alla famiglia. Lo faccio malvolentieri ma con intelligenza, perché scusate la parola, ma perché se noi non abbiamo la memoria non abbiamo futuro. A tutta faccia, con un po' di commozione, la coppia di amici con dietro il nome, ma l'amico c'è, con Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello e del Città di Castello Calcio, Fabio Caragretti, ma tutti amici. Luciano. Sì, parliamo di un carissimo amico al quale ero molto affezionato, che mi manca molto, per cui dedicargli oggi questa prima stampa, come dire, è un omaggio a lui, ma soprattutto un modo per ricordarlo e pensare di averlo ancora vicino, perché con lui ho passato tantissimi momenti, belli, meno belli, ma molto importanti nella mia vita anche personale, per cui Fabio per me è stato qualcosa di particolare. Fabio, di Fabio un amico vero. Sì, ha detto bene Luciano, tanto è inutile in queste circostanze farla lunga, era un amico fraterno e quindi ci è venuto a mancare, e credo che però per questa manifestazione sia contento e basta, dico altro.